Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Imaverol Slice SRL. Ultimo aggiornamento. 23 giugno 2022. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Imaverol è un medicinale veterinario a base del principio attivo enilconazolo per uso veterinario, appartenente alla categoria degli antibiotici, fungicidi e antisettici dermatologici e nello specifico derivati imidazolici e triazolici. È commercializzato in Italia dall'azienda Slice SRL. Imaverol può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Audevard. Concessionario. Slice SRL. Ricetta. SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Principio attivo. Enilconazolo per uso veterinario. Gruppo terapeutico. Antibiotici, fungicidi e antisettici dermatologici. Forma farmaceutica. Soluzione. Confezioni. Imaverol UTOP. Soluzione 100 ml. Principio attivo. Ogni ml contiene. Enilconazolo 100 mg. Indicazioni. L'enilconazolo è indicato per la cura delle dermatofitosi del cane causate da Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Microsporum canis, Microsporum gypseum. Posologia. Imaverol soluzione concentrata viene diluita in 50 parti di acqua tiepida per ottenere un'emulsione allo 0,2% di enilconazolo, 2000 ppm. 100 ml di Imaverol vanno pertanto portate ad emulsione usando 5 litri di acqua tiepida. Il trattamento consiste in 4 applicazioni con un intervallo di 3-4 giorni l'una dall'altra. Nei casi gravi il trattamento può essere prolungato. Trattamento. Dato che i dermatofiti si estendono fino al follicolo pilifero, prima del trattamento rimuovere le croste con una spazzola dura, precedentemente imbevuta nella emulsione diluita di Imaverol. È necessario bagnare interamente l'animale alla prima applicazione allo scopo di raggiungere anche le lesioni subcliniche. L'emulsione pronta deve essere applicata mediante una spugna. Durante l'applicazione strofinare contro pelo per ottenere una più omogenea umidificazione della cute. I cani a pelo lungo dovrebbero essere tosati prima del trattamento. I cani possono essere anche immersi in una vasca contenente la soluzione diluita. Per un trattamento completo. Cani di piccola taglia. Volume di Imaverol. 40 ml. Volume di emulsione diluita. 2 litri. Cani di media taglia. Volume di Imaverol. 70 ml. Volume di emulsione diluita. 3,5 litri. Cani di grossa taglia. Volume di Imaverol. 100 ml. Volume di emulsione diluita. 5 litri. Avvertenze. Non utilizzare sui gatti. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Solo per uso esterno. L'impiego del prodotto va fatto dopo aver preparato un'emulsione diluita. È opportuno lavare tutto ciò che è venuto in contatto con l'animale ammalato, cuccia del cane, museruola e guinzaglio. Tempi di sospensione. Non pertinente. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.